musica. Un tenore famoso come una rockstar, un timbro di voce inconfondibile, un artista che si è esibito per i più grandi della terra. Andrea Bocelli è il cantante lirico che ha venduto più di chiunque altro nella storia della musica classica. L'abbiamo incontrato di recente a Lucca, dove la sua breve ma intensa esibizione ha inaugurato i lavori di un congresso dell'UNESCO. Ma Bocelli non è solo un versatile cantante d'opera e una pop star di primo piano. È anche un uomo seriamente impegnato nel sociale. Nel 2011 ha creato la sua fondazione. Molteplici gli obiettivi. La lotta contro la povertà in primis e poi dei progetti a tema che mirano a migliorare la qualità della vita di alcuni tra noi che sono meno fortunati. Nello specifico abbiamo finanziato un progetto presso il MIT di Boston e con la speranza di riuscire a realizzare uno strumento che risolva definitivamente i problemi motori dei non vedenti. Sempre che te pregunto che quando, como e donde tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Io sono estremamente legato alla mia terra, alle mie radici, alla lingua, agli amici, insomma all'Italia in generale. Quindi quando sono fuori mi manca tutto. Autiscienze diceva: guai a far ascoltare la musica o insegnare a leggere ai soldati, perché non disimparerebbero l'arte della guerra. E questo ce la dice tutta sull'importanza che ha la cultura e l'arte in generale nell'ottica di trasformare la nostra società in una società meno violenta, più profonda. A chi gli rimprovera scelte non sempre in linea con quelle di un cantante lirico puro, Bocelli risponde: il mio maestro, il mio grande ispiratore Franco Corelli, diceva sempre, quando gli chiedevano se riteneva di essere considerato un tenore drammatico lirico, lirico spinto, tutte queste definizioni un po' così retoriche, accademiche che si danno, no? Lui diceva: mi piace essere considerato una voce. Tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Quindi per me la cosa essenziale è fare del mio meglio per lasciare soprattutto ai miei figli un esempio di uomo di buona volontà. Il mio sforzo, la mia battaglia è quella di essere ogni giorno sempre meno attaccato a quelle che sono le cose che sono effimere, che non hanno valore e si lasciano qua.